Il prossimo ospite non ha certo bisogno di presentazioni ed è un vulcano di idee e di iniziative davvero sorprendenti. Dalla televisione, laddove è stato protagonista per tantissimi anni nella veste di Iena, ma penso anche ad altre trasmissioni come ad esempio Invisibili, fino a diventare oggi primo civile ad arrivare nello spazio. E infatti questo è il sogno di Marco Berri, che da gennaio si sta preparando notte e giorno per sfidare la forza di gravità, e oggi è qui con noi per presentarci e raccontarci questa sua sana follia. Buongiorno Marco, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, è un piacere grandissimo. Buona mattina a tutti, che piacere grande. Un piacere. Però hai ragione che è notte e giorno. Non mi fermo un attimo. Lo sappiamo, notte e giorno ti stai preparando a questa tua sana follia, però ci piace, ecco, ricordare tanti tuoi tasselli che in realtà rappresentano Marco Berri, perché tu sei comico, attore, illusionista, conduttore televisivo, aspirante, oggi astronauta. Però Guarda, io come se nasce questa voglia, ecco, di essere il primo civile a raggiungere lo spazio? Allora, intanto dalla prima caratteristica che mi contraddistingue, cioè sono un cialtrone vero. Ma guarda, quando dicevi notte e giorno, è perché in realtà io ho iniziato questa sfida dal 1º gennaio fino al 31 dicembre per riuscire a prepararmi fisicamente e mentalmente, per riuscire ad essere pronto, per riuscire a superare tutte le prove, tutti i test, per essere pronto, dovessi avere l'occasione di andare nello spazio, non come astronauta, ma come turista spaziale, perché l'astronauta deve avere al massimo 34 anni con alle spalle almeno 1.000 ore di volo su un aereo ad alta prestazione. Sono in ritardo. Ma quello che dicevo è la preparazione. Ho imparato tantissime cose. Intanto che sono tre focus importantissimi per ognuno di noi nella vita. Il primo, anzi, veramente sono quattro. Il quarto ingrediente ce lo metto io. Il primo è, cioè, i tre ingredienti sono la preparazione, l'alimentazione, quindi la nutrizione, come ci alimentiamo, come facciamo attività sportiva e quindi fisica, anche solo la camminata, e come dormiamo. Perché è fondamentale. Oggi al primo posto c'è come dormiamo, cioè come riposiamo la nostra macchina. Poi, come facciamo attività fisica? E quindi è più importante che la nutrizione, e poi come mangiamo. Perché tu, uno sportivo, è vero che può mangiare male, ma se fa attività sportiva tiene in sesto la macchina. Non può essere il contrario. Non faccio attività sportiva e mangio e sto attento a quello che Però adesso mangio. ci devi È più spiegare, importante. è più importante però come dormiamo, Sì. come mangiamo, come ci alleniamo, quindi come prepariamo il nostro fisico, Assolutamente. Per fare che cosa? Per restituiscici però i suggerimenti. superare sette prove. Io devo superare, cioè, intanto dal 1º gennaio ho perso 12 kg, che è tanta roba. Poi devo superare sette prove, che sono imparare a lanciarmi da un aereo con un paracadute, imparare a pilotare quell'aereo, imparare due lingue, la forza centrifuga, il volo 0G, sopravvivere sottoterra, ambientarmi sott'acqua. Questo per raccontarti più o meno le sette test che devo superare. Come faccio con l'ingrediente più importante, e cioè la testa, cioè riuscire a trasformare i limiti in opportunità, riuscire a organizzare in modo intelligente il metodo di lavoro e cercare di essere distruttore consapevole di tutto ciò che facciamo durante l'arco della giornata che ci allontana dal nostro obiettivo. Ma l'ingrediente importante, fondamentale su cui io punto e che dico a mia figlia che ha 13 anni, a tutti i ragazzini, ma anche a tutti gli altri, è sogna. Cioè apri quell'accidenti di cassetto, tira fuori quel sogno e lavoraci e lotta per quel sogno. Rimboccati le maniche e credici, perché se ci credi la parola impossibile perde di significato, ma devi lottare per quel sogno. È inutile che quel cassetto resti chiuso. Questo è quello che voglio raccontare. Un amico di 75 anni mi dice: "Guarda che bellezza che stai raccontando questi ragazzini, bravo, che gli spinge a sognare". Dico: "Beh, mica solo ai ragazzini, a tutti". E dico: "Ma sì, vabbè, ma io ormai c'ho una certa età". E l'ho guardato e gli ho detto: "Guarda, che non esiste, secondo me,
un'età per sognare. Anzi, secondo me il sogno dovrebbe essere, io chiamo sogno, ma è l'obiettivo, il progetto, la missione, lo scopo della tua vita e dovrebbe essere l'ultima cosa che abbandona l'uomo prima di morire. Cioè, Bellissimo riempi con l'ultimo messaggio, respiro, è bellissimo. ma resti con il tuo sogno. È un bellissimo messaggio quello che stai regalando oggi al nostro pubblico. Marco, io ti ringrazio per queste tue parole Ma figurati. sorprendenti, ecco, che ti permettono e ti invogliano a sognare, però dietro al sogno c'è una lotta, no? Che devi conquistare, le cosiddette prove, tante prove. Tu ne hai menzionato solo sette, in realtà ce ne sarebbero molte di più, perché poi ogni prova ha suo, ecco, nel suo cassettino poi tante prove per superare la medesima. Di queste sette prove, le hai già programmate, le hai già Guarda, superate, a che punto sei con la preparazione? allora ti dico questo, ho perso 12 kg, mi sto allenando fisicamente, per cui c'ho un preparatore atletico, Stefano Gemello, che mi aiuta, Felicina Bioci che mi aiuta a dimagrire, mi ha aiutato ad essere consapevoli di che cosa mangio, questa è la cosa importante. Poi faccio praticamente 4 volte a settimana inglese, per cui conversazioni in inglese, e ho iniziato il corso per pilotare un aereo. Il corso PPL, private, insomma, il corso da privato per imparare a pilotare, pilot private license. E la cosa interessante è che la teoria ti rendi conto che è un mondo, è un linguaggio che è completamente diverso. E quindi devi studiare tutti i giorni, devi imparare anche a capire che cosa vuol dire salire su un aereo, alzarsi da terra, non è come la macchina. Cioè, sai, stai male, c'hai l'ansia, dici, mi fermo un attimo e scendo a fare 2 passi. Non funziona così. E quindi ogni prova ha le sue difficoltà, ha i suoi ingredienti. Ma io ogni volta penso a quando mio nonno mi diceva, da bambino, mi diceva 2 cose. La prima è, prima di andare a dormire, pensa che cosa hai imparato oggi. Perché ogni giorno c'è qualcosa che puoi imparare ed è bellissimo. Ma mi diceva, domani mattina quando ti sveglierai, svegliati con la grandissima curiosità, lasciati incuriosire dalla giornata, perché la giornata ha la capacità di stupirti e meravigliarti, ma devi sapere ascoltare. Eh beh, questo è un altro bellissimo messaggio, Marco. Tra l'altro, tu ci hai insegnato anche a sognare e a credere nei sogni perché ci hai abituato a tantissime imprese come illusionista e quindi sicuramente quest'altra impresa sarebbe davvero unica per te, ma anche da parte nostra che siamo qui ad aspettarti, davvero a voler Sì. guardare questo grande sogno realizzato. Però non a caso Sì. per raggiungere le stelle, punti in alto. Vuoi chiedere supporto anche, non so, Elon Musk o Putin? Ma io guarda, ci sono 4 che posso incontrare nella vita che hanno veramente sono 5, si è aggiunto uno, però 5 che hanno la possibilità di mandarmi in orbita. E infatti, io l'obiettivo mio è di superare tutte le prove, tutti i test fino a settembre e poi da ottobre iniziare a cercare uno dei 5. Chi sono? Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson, Putin e Xi Jinping. Questi sono i 5 che hanno modo di lanciarmi in orbita. Infatti sto studiando sia l'inglese che il cinese. Il cinese è un disastro, è un disastro. Ma quello che dico a mia figlia, a un ragazzino, mia figlia ha 13 anni, quasi 14, ma quando gli dico, lo guardo e dico Carlotta. Se hai un sogno, non ascoltare neanche me se ti dico ma non è possibile, non ci credi, non lottare. Continua a lottare per quel sogno e devi crederci. E la cosa che dico a me stesso, non frenarti, osa, spingi in alto. E un filosofo diceva, mira alla luna, al massimo arriverai tra le stelle. È Mi vero. chiedono, arriverai in orbita, arriverai nello spazio. Non lo so, ma quante cose sto imparando e come sto crescendo e che cosa sto facendo, no? Durante questo periodo, con fatica, rimboccandomi le maniche, però con la grande capacità di lasciarmi meravigliare.
Meravigliare ed incuriosire è proprio la caratteristica che ognuno di noi dovrebbe avere ed è quella poi quella del fanciullo interiore. Però perdonami, Marco, ma tu hai un sogno? E io ne ho tantissimi di sogni e cerco di portarli bene, avanti anche tutt'oggi parlando con te. Per me questo grande già può essere un ma sogno. No, questo non è un riuscire sogno a confrontarmi con te anche su questo argomento mi dà la voglia di poter continuare a sognare e di non smettere di portare avanti i miei sogni. Certo, assolutamente sì. Ma guarda, io ho imparato tantissime cose in questo progetto. Ad esempio, i social, ero negato. Mia figlia mi ha detto, no, fai così. Cioè, infatti ho iniziato da pochissimo, dall'inizio, da gennaio. E sono convinto, un'altra cosa, io sono cresciuto con Vivere, Amare e Capirsi di Leo Buscaglia. Vivere, Amare e Capirsi, Leo Buscaglia... Usa come intercalare tre parole è abbraccia, ascolta, l'abbraccio, no? In questo periodo che invece di abbracci non possiamo averne, cioè alla fine facciamo fatica anche ad avvicinarci, c'è il timore delle persone. Io dico invece l'abbraccio è la cosa che mi manca di più, il sentir la pelle, ascoltarne la stretta. I social invece sono il contrario e mi dicono, e infatti non cresciamo come Instagram, io sto facendo questo progetto sui social, su Instagram, su Facebook, e mi dicono, no, ma non cresciamo perché sai c'è un logaritmo. Come un logaritmo? No, aspetta, no, ma ci sono le persone dietro questo numero che cresce, poco tanto non me ne frega niente, non mi interessa. No, ma per crescere c'è un logaritmo, ma non è vero, non funziona così, ci sono le persone che fanno la differenza. E infatti ti dico questa cosa qua, io ho pochi follower, ma non me ne frega niente, non mi interessa, a me basta. L'idea di fare la differenza anche solo per uno è meraviglioso questo. Ma per dimostrare che non esiste un logaritmo, se in questo momento ci state seguendo, per darmi il senso che ci sono persone non logaritmi dietro, se mi basta uno che incomincia a seguirmi su Instagram, io vedo crescere di uno, e sono felice. Senti Marco, è bellissimo parlare con te, tra l'altro più volte hai menzionato anche la tua famiglia che ti ha aiutato, ecco parlavi di tua figlia, anche sul piano dei social, quanto ti sta vicino, ecco, inculchi a tua figlia a credere nei sogni, ma quanto è importante per te avere il supporto della tua famiglia in questo progetto così ambizioso, presumo che ci sia ed è a fianco a te 24 ore su 24, per l'appunto notte e giorno. Ma guarda, io ho due figlie, una di 13, l'altra quasi di 22, forse sono abituato ad avere, cioè ogni volta che io invento qualcosa o cerco di pensare, di crescere, di imparare o di lasciarmi incuriosire da che cosa sto facendo e comunico, sto facendo questa cosa qua, è quasi scontata. Ah sì, bravo, senti però vogliamo fare... All'inizio mia figlia più piccola mi prendeva molto in giro. Perché io dicevo, voglio fare questo, raccontarlo sui social. E mi fa, papi, ma tu sei negato sui social. Dico, è vero. E infatti lei ogni tanto mi dico, scusa, ma questa cosa come faccio a farla? Devi prendere così, devi sclicca lì, fai questo, fai giù. Però alla fine sono apprezzato ed è fondamentale avere la famiglia, avere... in generale, ma non è che la famiglia sta intorno a me sul mio progetto, noi siamo una famiglia che sta intorno ai progetti di tutti. La condivisione del progetto, la condivisione dei progetti e dei sogni. Anche degli altri componenti della famiglia. Sì, sì, questo. Assolutamente sì. Intendevo questo. Assolutamente. No, non c'è uno di noi che è più importante degli altri, siamo più importanti. I nostri sogni, importanti quanto lo sono i nostri sogni, Marco. Noi sognate, riprenditi in mano gli obiettivi, è fondamentale. È veramente fondamentale alzare l'asticella un centimetro alla volta ogni giorno. Dopo lo spazio tu come alzeresti l'asticella? Ma io guarda, tutti i giorni penso di alzare l'asticella, è fondamentale, ogni giorno imparo qualcosa, mi lascio incuriosire dai limiti, cerco di trasformare un limite in opportunità. In un momento difficile così, lo spazio, non lo so, guarda ti ricordo solo questo, io quando spingo a sognare i bambini, sognare i ragazzi, sognare anche gli adulti, penso sempre... Che cosa voglio ottenere da questo progetto? Se io tra 10 anni
incontrassi un ragazzo o una persona che mi dice: scusa Marco, posso dirti una cosa? Sì, certo. Ti ricordi 10 anni fa che ho seguito in quel progetto Yes, It's Possible? Dico sì. Ebbene, 10 anni fa ero un ragazzo, ho aperto quel cassetto, ho preso il mio sogno, mi sono rimboccato le maniche, ci ho creduto, ho sofferto, ci ho lottato e oggi sono, non so cosa mi dirà, bene, ma quel giorno tra 10 anni saprò che io oggi ho vinto. È stato bellissimo parlare con te, Marco, grazie, complimenti, ma soprattutto grazie. In bocca al lupo per questa meravigliosa sfida che noi siamo certi che vincerai, grande. Un abbraccione grande e chissà, magari poi racconterai questo tuo viaggio verso lo spazio proprio in TV. Sì, cioè, questo è uno degli altri obiettivi, sto girando tutto, l'idea di raccontare la storia dello spazio e quali sono i sacrifici e perché andiamo nello spazio è fantastico. Grazie. Cioè, potrei andare avanti un'ora, però grazie. È meraviglioso. Grazie Marco Berizzi. Grazie. Un bacione grande e tanti bei sogni. Un abbraccione. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Grazie Marco, è stato un piacere parlare con te. Pubblicità. Ciao.